Allora, sono io che ringrazio voi. Ho fissato l'incontro in questa sera perché da milanista godo nel sapere che gli juventini non possono vedere la partita e sono costretti a parlare di euro. Mi tolgo queste piccole soddisfazioni. Benvenuto a Luca Zaia, peraltro. E infatti anche Pontida sono gli unici vantaggi del segretario federale. Guardare il calendario, l'ho fissata per domenica 4 maggio perché il derby Milan-Inter è in posticipo serale e quindi di ritorno da Pontida posso andare a San Siro, anche se quest'anno non è un bel vedere, però io penso, ieri un giornalista mi ha chiesto cosa pensa dei leghisti che escono dalla Lega e si candidano in altri partiti, io ho detto non concepisco due tradimenti nella vita. Non entro nelle scelte familiari, ma chi cambia partito e chi cambia squadra di calcio non è un uomo. Tutto il resto si può cambiare, però il partito e la squadra di calcio no. Sono cambiamenti di opinione che non concepisco. Ma parto da dove siamo arrivati. Queste sono serate, sono partite un po' per scommessa e poi dopo me vorrei sentire anche Luca. Sono partite un po' per scommessa, cos'era? Dici, quando è che abbiamo cominciato? Gennaio? Abbiamo cominciato a gennaio dicendo, proviamo a parlare un po' di economia, di Europa e di euro con la gente. Siamo partiti a Milano la prima volta a novembre e abbiamo preso una sala da 300 posti dicendo, ma la gente gliene fregherà qualcosa dell'euro e dell'economia. E c'era gente in piedi, fuori. La seconda l'abbiamo fatta a Firenze, quindi non propriamente in terra amica, e c'era gente fuori in piedi. E allora abbiamo detto, proviamo a parlare di futuro dappertutto. E ovunque c'era il pienone, anche in serate prefestive come queste, di presentazione delle liste elettorali, quindi dove i militanti sono in mille faccende affaccendati. Perché parlare di futuro e di economia su dati concreti stimola. Io parto dalle domeniche. Bisogna scegliere che tipo di Europa vogliamo. La sinistra, incredibilmente, quando vado in televisione mi dice non si può tornare indietro perché l'Europa è un enorme mercato di 500 milioni di consumatori. Qualcuno qua dentro si sente un consumatore, si sente merce, si sente a tempo determinato, si sente ostaggio dell'economia, lavorare 7 giorni su 7 per quante ore al giorno e poi ci dicono che gli italiani non fanno più figli. E te credo, se devi stare in ufficio, in negozio, in azienda, dalla mattina alla sera, per cercare di non andare in rosso, non per guadagnare milioni di euro. Noi stiamo parlando di euro e ne parlerà Claudio, una moneta così sbagliata che sta facendo girare il mondo al contrario. Mio nonno ha lasciato a mio padre la casa dove adesso vivono i miei genitori e una piccola casa in Liguria, fatta dopo 40 anni di lavoro e sacrifici. Mio padre ha lasciato a me e a mia sorella la casa ereditata dal nonno, la piccola casa in Liguria e un bilocale in montagna, dopo 40 anni di lavoro e di sacrifici. Così funzionava fino a qualche anno fa. Si lavora, si fatica, si sgobba, si risparmia e si lascia a chi viene dopo qualcosa in più. Adesso è drammaticamente il contrario. Adesso sono i nonni e i padri che danno fondo ai risparmi non per comprare la terza casa ai figli, ma per evitare che i figli perdano la casa lasciata dai nonni. Cioè il mondo sta. Adesso stiamo lavorando, state lavorando come matti per cercare di fare meno debito possibile. E quindi i casi sono due. O in questi 12 anni i veneti, i trevigiani hanno disimparato a lavorare, a fare impresa, a fare artigianato, a fare agricoltura, a fare commercio. Oppure in questi 12 anni è successo qualcosa di sbagliato. Che l'Italia abbia dei problemi è fuori dubbio. Non è che la fuoriuscita dall'euro nasconda il fatto che in Italia c'è la mafia, c'è la camorra, ci sono i falsi invalidi, ci sono i forestali della Calabria. Che l'Italia sia uno stato ridicolo lo dimostra il fatto che mette in galera 24 pericolosi terroristi che sognano l'indipendenza e
e domani è San Marco, e quindi viva San Marco e viva l'indipendenza. Io sono andato l'altro ieri nel carcere di Verona a incontrare gli ultimi quattro pericolosi presunti terroristi, e la prima presunta terrorista che ho incontrato in cella è una nonna di 67 anni. Capite voi che se questo è lo Stato italiano c'è qualche problema. E quindi proviamo a riportare le lancette dell'orologio nel senso giusto. La moneta al servizio dell'uomo, la moneta al servizio dell'economia. La moneta è uno strumento che deve far stare meglio l'essere umano. Ultimamente è il contrario. Ultimamente l'essere umano deve stare un po' peggio per salvare la moneta. Cioè siamo all'assurdo che un circolino di metallo o una banconota, che sono uno strumento di scambio di lavoro, adesso sono il fine ultimo per cui bisogna lavorare 7 giorni su 7. La riforma Fornero sulle pensioni, una porcata assoluta. Spero che Treviso dia, andate in comune, dia migliaia di firme al referendum della Lega per cancellare la riforma Fornero, e io vado personalmente a bussare alla porta di Renzi e gli porto lo scatolone con 500.000 firme sulla scrivania, e voglio vedere se continua a sorridere come uno scemo o se dice sì o no a cancellare quella che è una legge infame. E quindi ciascuno nel suo comune diamoci una mano a fare il referendum, perché con 500.000 firme noi quella riforma la cancelliamo col voto di 60 milioni di italiani. E quindi dobbiamo riportare la moneta al servizio della gente. Adesso dobbiamo sacrificarci perché ce lo chiede l'Europa. Ma se l'Europa ci chiede di suicidarci, chi se ne frega, sciopa, suicida di te. E poi dimmi se ti piace e poi mi suicido io dopo, forse, eventualmente. Quindi riportiamo al centro l'uomo e la donna. Si parla di famiglia, parliamo anche di valori. L'11 maggio sarà la festa della mamma. Io per Pontida ho fatto preparare 2000 magliette rosa da regalare a tutte le mamme che saranno presenti il 4 maggio a Pontida, con scritto «Sono una mamma e non un genitore due», perché vogliono cambiare anche il nome alla storia, alla società, alla famiglia. La mamma è la mamma e il papà è il papà. E l'Europa invece ci vuole convincere che il futuro sono le fecondazioni assistite, sono le adozioni gay. Io sono accusato in Lega di essere troppo liberal, di essere troppo aperto mentalmente, culturalmente. Sono separato, divorziato, vado in chiesa 2 volte all'anno e me ne scuso col buon Dio. E quindi so che nella vita ci sono le fortune, ci sono le sfortune, però so che un bambino tendenzialmente ha bisogno di una mamma e di un papà. E quindi io le adozioni le do alle coppie composte dalla mamma e dal papà, non a due mamme e non a due papà. Perché quella è un'altra roba. E quindi stiamo cercando di riportare la nave nella direzione giusta, non di fare le rivoluzioni. Per il futuro, quello che sto facendo lo sto facendo per i miei due bimbi di 11 anni e di 16 mesi, perché non voglio che fra 10 anni, quando avranno l'età della ragione, mi dicano: papà, ma mentre succedeva tutto sto casino, te cosa stavi facendo? Te dove eri? Dormivi? Non te ne accorgevi? Noi ce ne siamo accorti, stiamo provando a combattere, perché i casi sono due: o ti arrendi, perché è inutile. Oggi ero al mercato a Padova, una bellissima sensazione, tanta gente, abbiamo finito i libricini Basta Euro, abbiamo finito gli adesivi, i volantini. Non dovevi, come Lega c'è stato un periodo, lo sappiamo, in cui dovevamo noi inseguire le persone chiedendo per favore prendimi e leggimi il volantino. Adesso fortunatamente l'aria è cambiata. Oggi a Padova c'era un gazebo della sinistra, tristemente per loro, e io godevo come un riccio, però era deserto, e c'era il nostro con la gente in fila per firmare, per chiedere, per capire. Ecco, io sono orgoglioso della battaglia di informazione che sta facendo la Lega. Se poi saranno voti o no è secondario. Io voglio informare e far capire. Poi se la gente capisce, se decide di darci fiducia, non mi interessa, però
La gente deve capire che fuori dall'euro non crolla il mondo, non diventiamo tutti più brutti, più antipatici, io ne ho sentite di tutti i colori, che se usciamo dall'euro e casa tua perde la metà del valore e ti rubano la macchina e pagare il mutuo è un casino, il conto corrente, non puoi fare benzina e le carote costeranno una cifra enorme. Ho sentito le robe più la carne, delle cose incredibili, manca la pestilenza, il terremoto e poi fuori dall'euro succede di ogni, ne parlerà Claudio, fuori dall'euro succede quello che è successo dentro l'euro sostanzialmente, quindi c'è qualche rischio a uscire dall'euro? Sì, se però devo scegliere fra la morte certa e rischiare qualcosa, se voi volete star tranquilli e andare a schiantarvi contro il muro, liberi di farlo. Se io so che fra mezz'ora mi schianto contro il muro, sterzo sulla destra. Sulla destra cosa c'è? Un fosso, un torrente? Non lo so. È meglio del muro. E quindi secondo me il rischio vale la candela. E sono orgoglioso che la Lega abbia cominciato una battaglia, non adesso, 20 anni fa, con Umberto Bossi che 20 anni fa da folle visionario disse occhio, perché questa Europa sarà un disastro, e gli dicevano che era un uccello del malaugurio, un menagramo, un piantagrane. Adesso andiamo a rileggerci le parole di Bossi e le parole di Romano Prodi e vediamo chi dei due era in malafede o chi dei due non aveva capito niente. E quindi noi stiamo proseguendo una battaglia di verità che sta portando tanta attenzione a nord e a sud. Io sono entrato in Lega nel 90, nella Lega Lombarda, Liga Veneta, Lega Lombarda, mai nella vita mi sarei aspettato a diventare segretario del partito, b da segretario del partito di fare quello che farò fra 10 giorni, ovvero sia nell'ordine degli incontri pubblici come questo a Catania, Lamezia Terme, Napoli, Caserta, Roma, Frosinone e Casal di Principe, perché no. Se qualcuno vuole accompagnarmi, ci andiamo. Beh, però il leone che sventola a Casal di Principe è una scena che merita di essere. Però scherzi a parte, vi devo dire che le battaglie per riprendere il controllo del lavoro, della moneta, del futuro e contro quella che non è più immigrazione. Prima una giornalista mi ha chiesto cosa pensiamo dell'immigrazione. Noi non stiamo subendo un'immigrazione, stiamo subendo un'invasione programmata, oltretutto cornuti e mazziati, pagata da noi, perché siamo gli unici fessi che pagano 300.000 euro al giorno. Quindi oggi è giovedì, abbiamo pagato 300.000 euro, domani è venerdì, paghiamo 300.000 euro, dopodomani è sabato, paghiamo altri 300.000 euro per fare che cosa? Per aiutare gli scafisti. Cioè siamo gli unici che stanno agevolando il lavoro di traffico di esseri umani degli scafisti, che ormai non devono più neanche scegliere barche che facciano lo sforzo di arrivare in Sicilia, perché ormai li mettono su delle bagnarole, li spingono in acqua, gli dicono dai un colpo di telefono in Italia, perché l'Italia è governata da pirla che ti vengono a prendere in Tunisia e ti portano nel 3 stelle. Io ce ne ho alcuni in Lombardia che sono stanotte alla faccia nostra, magari ci stanno anche ascoltando in diretta su Radio Padania Libera, li saluto, e sono ospiti di un 3 stelle con vista sul lago di Como, che ha il menù pasquale e il menù del 25 aprile, e ha il TV Color e l'aria condizionata in camera. E io quando ho rilevato a un deputato del PD quella che mi sembra un'ingiustizia, questo mi ha detto, ma cosa vuoi, prendono solo 35 euro al giorno. Però siccome nel mese ci sono 31 giorni, 35 euro per 31 fa 1.000 euro al mese, in questa sala probabilmente c'è qualche fesso che o in pensione o lavorando 1.000 euro al mese a casa il 31 non li porta. E quindi sono soldi sbattuti via, e la Lega questa settimana ha chiesto non di verificare l'operazione Mare Nostrum, come ha detto Renzi, ma di sospendere immediatamente quella che è una porcheria alle spalle degli italiani. Punto. Non c'è più spazio, non c'è più posto, non c'è più tempo e non c'è più voglia. Semmai li accolga tutti il sindaco di Treviso, visto che è buono. Così fra 4 anni i trevigiani magari
un po' a Treviso, un po' a Milano con Pisa Pia, un po' a Napoli, cioè dove c'è il sindaco e il Vaticano, buonanotte, il Vaticano, Vaticano aveva il reato di immigrazione clandestina fino a poco tempo fa, spiegava a noi che dovevamo essere buoni, però loro erano tutt'altro che fessi. Però detto questo, sono battaglie di civiltà, un'altra Europa, noi non siamo contro l'Europa, Treviso è in Europa, Milano è in Europa, non è che siamo in Canada, in Nord Africa o altrove, ma noi vogliamo un'altra Europa, fondata sul lavoro, sul rispetto, sui diritti, sull'aiuto dell'agricoltura che viene massacrata. Voi sapete che questa Europa negli ultimi 5 anni, voi, non questa Europa, voi, noi, senza che nessuno ci chiedesse il permesso, abbiamo regalato 6 miliardi di euro alla Turchia. Noi abbiamo dato, per invogliarli a entrare in Europa, 6 miliardi di euro alla Turchia, la Turchia che è una nazione di 80 milioni di persone con un tasso di crescita del 3 o 4% annuo a seconda degli anni. Noi siamo allo 0, loro crescono del 4, le loro imprese fanno concorrenza sleale alle nostre imprese e noi gli abbiamo dato 6 miliardi, con cui poi loro vengono a invaderci di prodotti a basso valore aggiunto e a basso costo di manodopera a Treviso. Chiude l'azienda di Treviso e il trevigiano manda i soldi ad Ankara, perché Ankara poi porta a Treviso i prodotti che fanno chiudere l'azienda di Treviso. Veramente l'Europa è stata costruita da un genio del male al contrario, che ha fatto il vantaggio di qualcuno, questo qualcuno si chiama Germania, che ha fatto i suoi interessi. Io non sono un antitedesco, io non sono dell'Italia-Germania 4-3 come mi stanno antipatici i crucchi. La Merkel fa gli interessi dei tedeschi. Il problema non è la Merkel che fa gli interessi dei tedeschi, il problema sono i governanti italiani che fanno gli interessi dei tedeschi. Cioè è questa la cosa incredibile, è questa la follia. E quindi ci siamo. Se avessi dovuto fare questo incontro ieri non l'avrei potuto fare, perché ieri avevo la voce a zero, assolutamente a zero, perché siamo tornati a casa dopo comizio della Lega sabato sera e c'era la cantina allagata. Uno di voi direte chi se ne frega, però abbiamo fatto quello che se avesse fatto Renzi avrebbe avuto le prime pagine del Corriere della Sera, perché se Renzi avesse sgomberato la cantina di casa sua tutto da solo avrebbe avuto un'intervista in prima serata sul TG1 e il TG5, invece se lo fa un leghista è uno sfigato come tanti altri. Però la voce è andata e sono contento di averla occupata oggi. È stata una bellissima giornata, cominciata stamattina alle 10 a Padova, proseguita a Selvazzano, a Noale, a Scorzè, a Zerobranco, alcuni paesi che onestamente non sapevo che ci fossero, con posti stupendi. Sono stato a Badoere con una piazza assolutamente incredibile, portando via anche 2 sacchetti di asparagi, donati da 3 sacchetti di asparagi. Sono stato a Quinto, sono stato a Morgano, sono stato a Paese, ho incontrato tantissimi amministratori in gamba, tantissimi consiglieri, assessori, che sono l'orgoglio della Lega. La Lega non è fatta di singoli, ma è fatta da un collettivo straordinario. Il segretario federale senza i segretari di sezione, i segretari provinciali, non va da nessuna parte. Il governatore, se non avesse una squadra con le contropalle di sindaci, di consiglieri, di assessori, potrebbe fare il governatore da solo, ma nessuno di noi da solo va lontano. Quindi il bello di questi 4 mesi a segretario federale, di serate come queste, è che ho ritrovato uno spirito di comunità incredibile, che magari si era un po' sopito, ciascuno era impegnato nelle vicende del suo comune, della sua provincia, il piano di governo del territorio, la privatizzazione dell'azienda comunale, il litigio in sezione, la bega col direttivo provinciale. Ho ritrovato uno spirito di comunità che è la Lega. Che è la Lega. Venendo qua ho chiamato una mamma che non è mai venuta a Pontida in 20 anni, ma domenica 4 giugno sarà a Pontida. È una mamma un po' speciale che mi ha reso orgogliosa di essere leghista, appunto perché è la mamma di una ragazza che è morta in un incidente stradale il Venerdì Santo, una ragazza di 19 anni che frequentava la Lega da quando aveva 13 anni. E ne ha fatte di tutti i colori. Era a Verona quando abbiamo fatto la manifestazione settimana scorsa e poi il destino è così, è inutile pensarci, e quindi il Venerdì Santo se n'è andata. Però ci saranno a Pontida la mamma, il papà e il fratello, perché non avevano capito che la Lega...
che la Lega non è un partito. Noi non siamo un partito, siamo una roba strana, nel bene e nel male, perché i partiti magari sono più lineari. Noi siamo un movimento, siamo una comunità di gente con sensibilità diverse, con aspirazioni diverse, però che nel momento del bisogno si unisce e si compatta. Abbiamo superato momenti difficili, adesso viene il bello. Adesso viene il bello. Mi ha chiamato prima un giornalista del Corriere della Sera chiedendo un commento sull'ultimo sondaggio che dà la Lega in forte crescita. Io sono scaramantico, non credo per principio ai sondaggi, non ci credevo quando erano troppo bassi e non mi interessano adesso quando sono tanto alti e tanto belli. Vi chiedo questo, fino al 25 maggio dobbiamo sentirci in battaglia, una comunità in battaglia contro il resto del mondo, perché il partito unico dell'euro e dell'Europa delle banche va dal PD a Forza Italia, ad Alfano, a Monti, a Casini, a Rifondazione Comunista, a Grillo, che non ha il coraggio e la forza di dire un no secco, preciso e deciso. E poi ci siamo noi, piccoli, testardi, rognosi, rompipalle, che però quando governano fanno vedere di che pasta sono fatti. Io sono 6 mesi che sto rompendo le palle a Maroni e ai miei amministratori in Regione Lombardia per copiare il Veneto su alcune cose fatte bene, in particolare sul fatto che Luca e il suo assessore sono riusciti a tenere aperti gli ospedali fino a mezzanotte per 4 giorni alla settimana. E questo cambia in meglio la vita. Cambia in meglio la vita delle persone, perché non dover chiedere il permesso sul lavoro, non dover piazzare il figlio alla nonna o toglierlo dal nido per andare a fare una mammografia, un'ecografia alle 10 della mattina, ma poterci andare alle 8 di sera, è civiltà, è buona amministrazione, è buon governo. E quindi io sto chiedendo ai nostri lombardi di copiare i veneti. Le buone idee vanno copiate. Prima mi hanno chiesto, ma c'è qualche indipendentista veneto che non vede di buon occhio la Lega? Non mi interessa. Per me l'indipendenza da qualunque parte arrivi è buona cosa. Non sono geloso delle buone idee e dei buoni progetti. Chiunque ci aiuti, chiunque aiuti il Veneto a vivere meglio, perché poi l'indipendenza significa stare meglio in casa propria, chiunque contribuisca a questo progetto è il benvenuto. Non siamo gelosi, non siate gelosi, ragioniamo con tutti, tranne che con quelli che ci pigliano per il naso evidentemente, però la battaglia in difesa dei 24 arrestati non l'abbiamo fatta per motivi politici, l'abbiamo fatta perché è una battaglia di democrazia, libertà di pensiero, di parola. Le idee non si processano mai, anche le idee più folli, più sbagliate, si contestano con altre idee, non con le manette. Purtroppo non tutti la pensano così. Domani mattina siamo a Reggio Emilia a fare un incontro come questo del Basta Euro Tour, è il 25 aprile e quindi qualcuno ritiene di avere il controllo assoluto delle piazze il 25 aprile, perché il 25 aprile il colore che si deve vedere è solo il rosso. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che chi ci ha liberato erano solo rossi e non bianchi, verdi, gialli, neri? E quindi ci sono alcuni centri sociali di Reggio Emilia che hanno fatto dei comunicati stampa bellicosi, leghisti, è meglio per voi se non vi fate vedere, e io ci vado con un sorriso largo così. E voglio vedere dove sta la democrazia. Anche perché teoricamente contro l'euro e l'Europa delle banche e della finanza che massacra gli operai, ci dovrebbe essere la sinistra. Cioè, noi dovremmo essere quelli brutti, sporchi, cattivi, razzisti, egoisti ed evasori fiscali. Quindi noi dovremmo essere dalla parte del padrone. E invece siamo incredibilmente dalla parte, ormai non c'è più il padrone e lo sfruttato. Anzi, spesso e volentieri il padrone è quello che non porta a casa lo stipendio per non licenziare l'operaio. Però certa gente è rimasta ferma 70 anni fa e sono i veri fascisti rossi quelli che non vogliono che altra gente possa parlare. Però chi se ne frega. Se poi a questo aggiungiamo la diffida della Questura di Venezia a essere presenti domani pomeriggio in piazza San Marco con i leoni di San Marco, siamo veramente al delirio, siamo veramente al delirio. Io ci sarei venuto volentieri, ma domani sera sarò a Roma a combattere da ospite
di Mentana e ogni spazio che riusciamo a rubare alla televisione lo sfruttiamo per parlare a tutta Italia di questa guerra di liberazione che stiamo facendo. Non voglio andare oltre, anche perché dopo Claudio mi piacerebbe ci fossero anche delle domande. Queste serate non sono monologhi, non abbiamo scienza e verità da infondere e diffondere, ma ci confrontiamo anche su dei dubbi che sono assolutamente legittimi. Sono dei dubbi di chi, guardando la televisione, dice: ma se esco dall'euro è un casino, io ho il mutuo, come faccio a pagare il mutuo? Che fine fa il mio conto corrente? Come faccio a pagare le materie prime? Tutto quello di cui ci hanno riempito la testa in questi mesi, quindi se ci saranno 4, 5, 6 domande, proviamo a rispondere più che volentieri. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto, con l'ultima voce che mi è rimasta, ne voglio tenere un po' domani mattina, per ringraziare i centri sociali di esistere, perché ci danno un motivo in più per combattere. E vi garantisco che in questi 30 giorni, ecco, vi chiedo questo, mancano 30 giorni, 30 giorni passano in un quarto d'ora, quindi ogni giorno bisogna fatturare idee, se poi le idee diventano voti meglio, però bisogna porci alla gente per chiedere se non meritiamo una Treviso migliore, un Veneto migliore, un'Italia migliore, un'Europa migliore. Secondo me sì, io mi rifiuto di essere merce. Io non voglio che mio figlio, che oggi ha 11 anni, quando arriverà a 18 anni, debba scegliere se andare a lavorare in Polonia o in Australia, o accontentarsi di 4 euro all'ora in una cooperativa che ti rinnova, o in un call center, il contratto di 3 mesi in 3 mesi, e poi non sai se puoi mettere su famiglia, non sai se puoi comprarti il monolocale, non sai se puoi mettere al mondo dei figli. Perché un mondo dove è il denaro, il profitto e il mercato a decidere chi vive e chi muore non è il mio mondo. Lo dico da liberista, lo dico da persona che non ritiene che lo Stato debba decidere cosa devi fare, come ti devi sposare, cosa devi mangiare. Anzi, la diversità è la ricchezza più bella che ci possa essere, e penso che qualunque leghista adori le diversità. E noi stiamo combattendo contro la moneta unica, che è l'anticamera del pensiero unico. Perché dietro la moneta unica c'è il pensiero unico. Tutti vestiti uguali, ad ascoltare la stessa musica, a leggere gli stessi libri, a rincoglionirci davanti agli stessi programmi televisivi, a comprare la stessa macchina, a mettere lo stesso orologio. Al massimo decidi che telefonino cambiare, al massimo decidi in quale centro commerciale andare il sabato o la domenica, perché piccolo è brutto e quindi il negozio è brutto. Il piccolo agricoltore è brutto, il piccolo artigiano, la partita IVA non servono. Grande è bello, che bello un mercato di 500 milioni di persone con tutte queste opportunità. Ma stiamo meglio adesso o stavamo meglio 15 anni fa? Lascio a voi, al di là di tutte le dissertazioni macroeconomiche, filosofiche, ci sono più certezze sul futuro adesso o 15 anni fa? Ma non per rimpiangere i bei tempi andati di quando il menono lasciava la porta di casa aperta. Il mondo va avanti, per carità di Dio, però la politica deve indirizzare questo andare avanti. E se l'andare avanti mette davanti la moneta e il mercato rispetto al diritto dell'uomo di vivere serenamente, non è un andare avanti che mi piace. Quindi io voglio rimettere l'uomo e la donna al centro delle scelte della politica. Il mercato viene dopo, il profitto viene dopo, la moneta viene dopo, l'uomo e la donna. Se l'economia aiutano l'uomo e la donna a stare bene, vuol dire che questo sistema economico va bene. Se l'economia massacrano, suicidano, derubano, deprimono, intristiscono l'uomo e la donna, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. L'economia deve essere al nostro servizio, non noi al servizio dell'economia. E quindi stiamo facendo veramente una battaglia di liberazione che teoricamente dovrebbe fare qualcun altro. Dovrebbero fare i sindacati, ma i sindacati italiani sono il peggio del peggio del peggio, sono il primo problema dei lavoratori. CGIL e CISL e UIL sono il primo problema dei lavoratori italiani, purtroppo. E quindi ci sostituiamo a loro, a Confartigianato, a Confindustria, a Confagricoltura, a tutte Conf, a tutti i Conf del mondo. Proviamo noi piccoli. Grillo ha detto: ma la Lega è un movimentino. Gli facciamo un culo così. Il movimentino che è la Lega riuscirà a fare quello che i movimentoni, che parlano tanto e combinano poco, magari non riescono a fare. Con meno soldi,
con meno agganci, con meno giudici amici, con meno, anzi non con meno banchieri amici, con nessun banchiere amico, purtroppo, dico purtroppo perché fa comodo a tutti, però votano tutti a sinistra, io non so perché i banchieri votano tutti a sinistra e quindi ci sarà un motivo per cui i banchieri votano tutti a sinistra, evidentemente. Io mi tengo il movimentino un po' meno ricco di soldi, ma sicuramente più ricco di idee, di ideali e di voglia di far battaglia. Quindi se stiamo insieme in questi 30 giorni vi chiedo di fare il massimo, di spendere voce, testa, energia, suole delle scarpe e il 26 maggio magari ci troviamo qua a festeggiare un passo avanti. Un passo avanti, non la vittoria eclatante, finale, mondiale, un passo avanti. Io quando ancora avevo il fisico e il fiato per passeggiare in montagna facevo dei passi uno dopo l'altro, se non cominci no, non arrivi. Quindi, passo dopo passo arriviamo alla fine con quella straordinaria comunità che è la Lega, di cui mi onoro di appartenere. Grazie, viva Treviso, viva la Lega, viva le nostre battaglie. E chiedo... No. Va bene, allora diamo la parola a Claudio Borghi, poi la prima domanda la diamo a un raccomandato, la facciamo fare a Luca Zaia, così giusto per non fare favoritismi. Io ringrazio Claudio che ho conosciuto per caso l'anno scorso, che si è lanciato follemente in questa avventura, nessuno lo obbligava a farlo, anzi non ho ancora capito perché lo faccia, con una bella famiglia, un bel lavoro e tanto tempo libero a disposizione, ha deciso di fare la cosa peggiore che un professore universitario possa fare, ovvero sia metterci la faccia per la Lega, quindi non so come lo guardino i colleghi e gli ex, però